Salve. Salve. Posso farle qualche domanda? Ma certo. Cioè, ascolti. Con questa maglietta. Ascolti. Cosa ci dice questa piazza oggi? Beh, che c'è, cioè, voglia di mobilitarsi, voglia di rispondere, a un governo che ancora una volta fa il contrario di quello di cui avrebbe bisogno questo paese. Perfino con un qualche gusto del macabro, vero? Perché fare un consiglio dei ministri che vara un decreto sul lavoro nel giorno della festa dei lavoratori e lavoratrici e metterci dentro un nuovo assalto al lavoro, ai suoi diritti, alla sua dignità, precarizzandolo ancora di più, è proprio uno scherzo. Purtroppo parliamo di cose invece molto serie. È un po' come la riforma del fisco. In un paese che è ammalato di diseguaglianza, la riforma del fisco comprime ancora di più la progressività, andando in direzione ostinata e contraria. Dunque questa è una bella piazza, una piazza di cui, come sempre, quando c'è una piazza c'è bisogno e nella quale bisogna stare. Ascolta, come si affronta la destra politicamente? Cioè, adesso c'è il PD, c'è la sinistra italiana, c'è i 5 Stelle. Cosa si fa? O cosa si dovrebbe fare? Cosa si dovrebbe? Io posso dire cosa penso che si dovrebbe fare. Bisognerebbe costruire rapidamente almeno una piattaforma unitaria attorno ad alcune questioni centrali: il lavoro, il reddito, le pensioni, il fisco, la sanità pubblica, la scuola pubblica, i diritti fondamentali dei cittadini, e organizzare attorno ad una proposta politica, non solo a uno schema politicista, non l'opposizione in Parlamento, ma un'alternativa per il Paese. La ringrazio molto, tantissimo. Nicola da Empoli, facciamoci una foto. Complimenti, fatto un bel lavoro. Mi raccomando i marconcini, non lo dicono, eh.